Siamo qui con Luigi Nicolais, presidente del Campania Digital Innovation Hub e di Materias, che alla convention di MCE Locam ha parlato del PNRR e degli impatti sul settore finance. Diceva che c'è un ritardo che il nostro paese deve colmare nel settore dell'innovazione. Di che ritardo si tratta e come può colmarlo con questi fondi? Quello di cui abbiamo parlato oggi era principalmente il contenuto del Piano Nazionale di Ricerca e Resilienza. Io lo chiamerei Piano Nazionale di Ricerca e Rilancio del Paese, perché in effetti il nostro Paese ha bisogno di accelerare in tanti settori questa innovazione, che è la base del futuro, possibilità di riuscire a essere competitivi nel mondo. Oggi un prodotto non è più venduto perché costa poco. Un prodotto in Italia è venduto e deve essere venduto perché è smaterializzato, cioè riempito di conoscenza, e questo è l'unico modo per avere una maggiore competitività con paesi in cui il costo del lavoro è basso o in cui non ci sono quelle sicurezze sociali come fortunatamente abbiamo in Italia. Ma tutto questo va fatto sia digitalizzandoci, dobbiamo lasciare quella che è la tecnologia della carta e della penna e capire che l'unico modo per introdurre dati, per analizzare dati, è quello della digitalizzazione. E questa digitalizzazione non deve servire soltanto per riportare informazioni, ma principalmente per mettere a disposizione di tutti i dati. Oggi è un momento in cui il digitale non è più una tecnologia che non conosciamo. Oggi il digitale deve rappresentare un nuovo metodo per interagire tra di noi, per lavorare in modo più efficiente, per evitare ritardi burocratici e per rendere le nostre piccole e medie aziende in particolare più competitive. Su questo si deve lavorare e in questo stiamo indietro. Sulla ricerca siamo bravi. Ma siamo bravi a fare ricerca, a scrivere articoli, a pubblicare queste nostre conoscenze sviluppate per il bene di tutti, ma quello che oggi dobbiamo imparare è che dobbiamo anche dare qualcosa alla società, cioè fare ricerca, portare avanti le nostre idee, le nostre vision, ma contemporaneamente riuscire a ottenere dei prodotti che possono rendere più competitivo il paese. Questo è il grande cambiamento che in questi due settori, ma anche in altri, è contenuto nel PNRR, che è appena partito e che durerà 6 anni, 3 anni per impegnare i fondi e 3 anni per spenderli. Grazie, grazie per essere stato con noi.